Buonasera, buonasera da parte mia e da parte di Skyway. Benvenuti a tutti i nuovi partecipanti a questa serata informativa che vi porterà a un progetto innovativo nel mondo planetario. Bene, costruisci Skyway e salvi il pianeta. Cominciamo a vedere quali sono i cambiamenti che oggigiorno vediamo quotidianamente per ognuno di noi che va al lavoro, che si muove nelle città e così via. Perché abbiamo quindi bisogno di cambiamenti nel sistema dei trasporti? Per tutta una serie di problematiche che ci sono, tra cui abbiamo i tempi di attesa, le congestioni. Oggi ne ho avuto la prova, dovuto spostarmi in auto e ho perso tre quarti d'ora solo perché c'era un diciamo dei lavori in corso nella strada. Quindi noi tutti i giorni abbiamo dei tempi che perdiamo perché ci sono delle infrastrutture che non sono più adeguate al traffico e quindi abbiamo tante congestioni. Lo smog è un altro importante problema legato alle polveri sottili, diciamo, le decisioni che vengono portate avanti dai comuni, quello di bloccare il traffico non è una soluzione, è diciamo, un modo per cercare di ovviare a questo problema. In realtà il problema serio sono tutte le automobili che circolano. E non solo, le polveri sottili sono generate la maggior parte dalle auto nuove, bensì vengono bloccate gli Euro 4, gli Euro 2, gli Euro 3, ma poi abbiamo un problema legato che l'inquinamento non è generato solo da quelle auto, ma anche da quelle nuove, perché si generano polveri più sottili che i nostri apparati respiratori non riescono a filtrare, e quindi queste polveri, questi metalli pesanti sotto forma di molecole, diciamo, in aria, noi le assorbiamo, il nostro corpo fa da filtro purtroppo e si depositano nei nostri organi. Quindi le persone più deboli, che sono i ragazzi, gli anziani, diciamo, neonati hanno la fragilità su questo aspetto importante dello smog. Costo delle merci, ovviamente, ritardi nelle consegne, quindi c'è tutta una serie di problemi che conosciamo tutti. Poi, ovviamente, ogni paese ha il suo di problema. Noi possiamo avere in Italia la congestione quando ci muoviamo in autostrada. Possiamo anche invece avere in altri paesi meno sviluppati congestione dovuta al fatto che non ci sono infrastrutture, non ci sono regole. Vedete qui un pochino quali sono le dinamiche in questo caos dove questi pullman hanno la gente sopra al tettuccio e così via. Insomma, questo un pochino avete già visto. Questi aspetti importanti. Qui non spendo tante parole, bastano le immagini, basta quello che vediamo noi tutti i giorni. Quest'anno in particolar modo, anche già l'anno scorso, ma quest'anno siamo in netta evidenza di un grosso problema, che è quello del surriscaldamento terrestre. Ora non vado a sindacare quali sono le origini e diciamo le cause dell'innalzamento della temperatura nel mondo, ma di fatto è un dato oggettivo che negli ultimi 3 anni abbiamo un aumento della temperatura a livello globale e quindi c'è un aumento degli eccessi, dei fenomeni temporalistici, ma anche fenomeni molto intensi e frequenti in varie parti del mondo. Noi ne abbiamo avuto controprova proprio in Italia, senza considerare le infrastrutture che hanno dei grossi
problemi perché? Perché dopo un certo periodo chiaramente abbiamo un grosso problema legato alla manutenzione, alla vita proprio di queste infrastrutture che devono essere o sostituite o riqualificate. Insomma, ci sono tutti questi problemi. E quindi cosa succede? Succede che tra il passato e il presente di 200 anni, quindi 2 secoli esattamente, abbiamo un'evoluzione della tecnologia dei trasporti, ma tra oggi e domani invece dobbiamo cambiare, dobbiamo radicalmente cambiare, non solo perché la tecnologia va avanti e quindi c'è modo di migliorare le soluzioni tecnologiche, ma è proprio esigenza legata a tutti i problemi che vi ho detto in precedenza. Bene, da dove nasce Skyway? Nasce da un'idea di un ingegnere Anatoly Yunitskiy che nel 1977 ha cominciato a scrivere sui propri libri delle teorie, delle soluzioni tecnologiche per avere diciamo una visione diversa di quella che è il mondo oggi. Ed è partito con la prima idea, quella di un dispositivo di trasmissione epicicloidale in grado di sollevare da terra le merci, quindi milioni di tonnellate di merce, senza utilizzare l'apporto dei razzi, a propulsione. E ha lavorato però, prima di arrivare a queste soluzioni, quindi ci vogliono ancora 15 anni per metterli in pratica, ma lavorando attivamente per 10 anni consecutivi ha trovato delle soluzioni non solo per andare nello spazio, ma anche sul terreno, quindi una soluzione per il trasporto su terra con la prima generazione di tecnologia a stringa. Ecco, questa è la visione di Anatoly Yunitskiy, quella di ribonificare, riqualificare i territori. E a fronte di un ritorno al passato e togliendo un pochino l'industrializzazione che in questi anni, in questi decenni, ha avuto la prevalenza sul terreno fertile, verdeggiante della terra. Qui vedete in basso nella foto la scritta con il sito di Yunitskiy, www.yunitskiy.com, dove potete andare a leggere tutto quello che è pubblicato dal 1977 in avanti, e quindi sono tutte le sue idee, le sue teorie e così via. Quindi chi vuole approfondire chi è Yunitskiy, cosa ha fatto, come è stato premiato nella sua storia, lo può andare a vedere in questo sito. Skyway, per chi non l'ha mai sentito nominare o per chi l'ha visto ma non ha dato importanza, può essere definito come un sistema innovativo di trasporto che ha questi seguenti vantaggi: massima sicurezza, può muoversi velocemente in vari, diciamo, contesti urbano, extraurbano, su costa, attraversamento di fiumi, eccetera, eccetera, e quindi in luoghi fino ad oggi anche magari inaccessibili con altri mezzi di trasporto, con il minimo impatto ambientale, senza ripercussioni sulla salute e il miglior rapporto costi-benefici. Questa slide ci fa capire che Skyway è al momento giusto, nel punto giusto, o meglio, è la soluzione che oggi vince su tutte le altre. Infatti, se voi andate a vedere il confronto con altri tipi di trasporto, abbiamo che rispetto al capitale investito, rispetto all'inquinamento dell'ambiente, rispetto alle spese di esercizio e l'incidentalità nei trasporti, Skyway ha la meglio su tutti gli altri tipi di mezzi. Potete anche notare come nelle varie situazioni, nelle varie analisi, cambiano i mezzi di trasporto, quindi i casi peggiorativi cambiano, come vedete nell'inquinamento e nell'incidentalità il trasporto stradale ha la peggio, mentre invece sul capitale investito e le spese di esercizio ha la peggio il treno a levitazione magnetica, quindi ci sono dei contrasti sulla stessa
soluzione di trasporto nei vari aspetti considerati, mentre invece Skyway si trova nella situazione migliorativa in tutti e quattro. Questo è una condizione necessaria e sufficiente per dire Skyway è la soluzione che fa per noi, che fa per noi a livello di società, a livello di azienda, a livello di paese, a livello di miglioramento per la vita quotidiana di tutti. E quindi Juninsky con le sue idee è riuscito, pensate già, consideriamo già 10 anni fa, ad arrivare a una soluzione di costruzione di un'infrastruttura che dimostrasse la fattibilità e quindi la struttura per sostenere anche dei pesi importanti come un camion militare. Ecco, quindi, questo camion militare è già esposto nell'Eco Technoparc in Bielorussia, dove è stato appunto usato per fare questi test fino al 2009 sono stati fatti. Bene, nel 2013, grazie a una compagnia di consulenza che fa valutazioni delle idee, del know-how intellettuale in questo caso di Skyway, ha valutato che nel mercato esclusivo del trasporto Skyway ha una proprietà intellettuale che è valutata 400 miliardi 867 433 mila dollari. Ecco, questo è il valore valutato secondo una compagnia londinese di Londra svolto il 20 maggio 2013, e quindi questo è il valore intellettuale. Con questo valore intellettuale, questo è stato un punto di partenza importante per il corso di tutta una serie di situazioni. Proprio per questo è stata fatta la valutazione, per capire quanto si potesse dedicare all'Eco Technopark. L'Eco Technopark è un territorio di 36 ettari dove vengono costruite, dove sono state costruite negli anni dal 2014 in avanti, le linee dimostrative per fare dimostrazione, per dimostrare la tecnologia che esiste, che funziona ed è un banco di prova per le delegazioni, per le aziende, per quelle persone che sono interessate a risolvere grossi problemi. Che sono quelli che abbiamo visto inizialmente, l'inquinamento, i trasporti, la sicurezza, l'ambiente e i costi. Ecco, questo è un pochino tutto quello che è l'insieme. L'Eco Technopark quindi è un'operazione di realizzazione di questa dimostrazione delle linee. Ovviamente nel 2014 è partito lo sviluppo della tecnologia vera e propria. E via via seguendo gli anni, costruzione, dimostrazione e certificazione nel novembre 2016 della prima linea con l'Unibike, che era il primo dispositivo, mezzo di trasporto leggero, e poi fino ad arrivare alla dimostrazione, alla certificazione dell'Unibus e così via. Adesso vedremo in seguito alcune di questi mezzi. Per arrivare dove? Arrivare ai giorni nostri, dove siamo nella fase in cui manca alcune certificazioni per la linea ad alta velocità che non è più realizzata all'Eco Technopark, ma viene realizzata negli Emirati Arabi, pensate a Dubai, nel centro dell'innovazione tecnologica. E siamo nella fase 2018-2020 dove si parla di IPO e ICO. Vedremo che cosa sono questi termini. IPO è l'apertura pubblica delle quote della Skyway. L'ICO invece è l'offerta iniziale del coin, quindi dei token, delle monete digitali. Ecco, questo è un pochino quello che stiamo per sviluppare, per portare avanti. E i progetti locali sono i primi progetti esecutivi nei paesi che
che hanno aderito a questa iniziativa. Ma come ha fatto UNISCHI a portare avanti tutte queste fasi, che partono dalla fase 1 alla fase 15? Ha utilizzato il crowd investing equity. Cos'è? Praticamente la sovvenzione di progetti di una società in startup, e questa società in startup in cambio restituisce, dona quote partecipative di capitale. E cosa sono queste quote? Altro non sono che sono piccoli valori dell'importo riconosciuto come un valore intellettuale. Quindi noi se sovvenzioniamo questa startup, otteniamo delle piccole quote, piccole nel senso una quota unitaria che vale $1, e quindi queste quote potranno poi essere un giorno spendibili. Quindi oggi non sono ancora spendibili, diciamo che a breve nell'arco di 1, 2 anni, molto probabilmente saranno anche spendibili. Comunque vedremo meglio questa cosa successivamente. E cosa faremo con queste quote? Ovviamente queste quote permetteranno di avere la possibilità di ricevere dividendi erogati dall'azienda in base alla produzione, al numero delle quote possedute e agli utili distribuiti dall'azienda stessa. Si diventa coproprietari di una società globale che è Skyway, società di trasporto, e diventerà la più grande al mondo per come si sta portando avanti, e si diventa proprietari anche di una proprietà intellettuale, appunto perché si partecipa allo sviluppo della più alta innovazione tecnologica, che in base agli esperti, secondo la scoperta della secondo anche dopo la scoperta della ruota. Ecco, questo è un pochino quello che è diciamo, l'operazione con cui UNISCHI ha portato avanti il suo sviluppo. Quindi azienda che con le sovvenzioni è riuscita a sviluppare tutta una serie di progetti. Questo è diciamo, un riquadro semplificativo, semplicemente un esempio di valutazione che però ovviamente non comporta nessuna garanzia, ma è un esempio per far vedere che le quote del progetto della Global Transport Investment, che ha 400 miliardi di quote, se uno ne possiede 100.000 per un fatturato utile di Skyway di 1 miliardo, si ottengono $249 di dividendo annuo. Se viceversa uno ne possiede 1 milione, sono $2.495. Viceversa, se il fatturato aumenta, possono diventare anche $24.946. Ecco, questo un pochino per farvi capire come le nostre quote, che oggi non sono azioni, non è un prodotto finanziario, sono semplicemente delle quote che vengono riconosciute da parte dell'azienda a fronte di sovvenzionare l'Ecotecnopark. Sovvenzionando l'Eco Technopark si ottengono queste quote. Questa è una tabella dove si possono vedere come oggi, che siamo in fase 12, quindi le fasi completamente saranno 15, siamo in fase 12, e qui a fronte di una cifra che può essere ad esempio $200, vengono date 6.600 quote, che avranno il valore nominale di $1 non appena entreranno nell'azione del mercato appunto azionario. Lo sconto è semplicemente un fattore moltiplicativo del valore che uno deposita, $1.000, 45.000 quote. Ecco, questi sono gli sconti crescenti a seconda del valore depositato. Poi ci sono anche altre cifre e così via. Questo è un semplice esempio della situazione in fase 12. Una volta che uno ha sovvenzionato per intero quello che ha stabilito, viene riconosciuto un certificato, un primo certificato che poi viene trasferito diciamo nella Skyway, Euro-Asian Rail Skyway System Holding,
e che poi definitivamente viene stampato e spedito se uno lo richiede. Ecco, questo un pochino e viene specificato la proprietà di queste quote, il valore di un dollaro nel momento in cui ci sarà l'operazione di apertura nel mercato azionario. In questo momento non è un prodotto finanziario, è semplicemente diciamo un certificato che attesta che noi siamo proprietari e abbiamo sponsorizzato lo sviluppo di questa azienda. Le ultime fasi per la certificazione della linea ad alta velocità, che prevede appunto l'alta velocità, sono la fase 13, 14 e 15. Queste sono le tre fasi che andranno a concludere l'alta velocità nel progetto che è partito a settembre proprio per la costruzione vera e propria, ma a maggio per lo sviluppo tecnologico e l'area di sviluppo, perché negli Emirati Arabi verrà fatto proprio quella che si chiama String Valley, la String Valley che andrà a fare uno sviluppo attento delle innovazioni tecnologiche per i trasporti, ma non solo i trasporti. Vedremo tra poco. Perché non solo i trasporti. Ecco, la fase 13 prevede la distribuzione di 2 miliardi di quote con uno sconto compreso tra 30 e 60, prevede questa fase spese per 25 milioni di dollari. Considerate che le quote potrebbero essere già finite. Siamo ancora in fase 12 per una questione di sviluppo tecnologico e costruzione dell'alta velocità. Fase 14, 1 miliardo e 500 miliardi e mezzo di quote, con uno sconto compreso tra 1,25 e 1,50, cioè per ogni dollaro mi vengono date da 25 a 50 quote a seconda della sovvenzione, comunque della sponsorizzazione che offro. Poi spese per la fase 14, 25 milioni di dollari. Fase 15, sempre un miliardo e mezzo di quote, con uno sconto compreso tra 20 e 40. Anche qui spese per la fase 15, 25 miliardi di dollari. Ecco, questa è un pochino l'ultima fase per realizzare l'alta velocità e concludere l'operazione dell'Eco Technopark con il quale si sono portati avanti progetti esecutivi pronti per essere lanciati nel mondo. Chiaramente non solo il crowd investing, ma anche l'adesione di paesi quali l'Unione Europea, l'Australia, la Russia, gli Emirati Arabi stessi, il Vietnam, la Bolivia, il Perù, l'Argentina. Insomma, qui c'è un esempio di paesi che hanno lasciato preordini per l'utilizzo della tecnologia di Skyway. E qui ci sono una serie di valori legati a quali sono le possibili linee. Ad esempio, in Bolivia sono interessati al cargo, quindi la linea merci, così come il Vietnam. Gli Emirati Arabi sempre carico merci, ma anche alta velocità e così via. Insomma, un po' tutti i paesi hanno aderito in base alle loro esigenze. Ecco. Alla domanda, ma questi soldi che uno insomma, devolve, sponsorizza, dove vanno a finire? Perché tante volte si fanno delle raccolte fondi per qualunque situazione, attraverso i cellulari, attraverso altri sistemi, e poi dopo si scopre che i soldi sono andati destinati ad altre cose, non dove ce n'era bisogno. Ecco. Qui dove uno mette le proprie risorse che devono essere pesate in base a quello che uno ha, non si deve esagerare, cioè se uno ha 100 deve mettere un 10, 15, 20% non di più, perché comunque è un investimento legato al fatto che sarà nel prossimo tempo, quindi non nell'immediato, ma ci vuole pazienza. Quindi, quali sono i risultati? Ecco, questo è l'Eco Technopark visto in foto reale. Qui ci sono tre tipologie di linee: la linea rigida,
dove ci passerà l'alta velocità e i mezzi di trasporto per i container, ma anche mezzi leggeri che sono appesi. Poi c'è la linea semirigida e la flessibile. C'è anche un'ultra flessibile, diciamo così, la ultra leggera, per un mezzo che è stato progettato quest'anno da gennaio ed è già pronto perché è stato richiesto in ambienti densamente popolati con infrastrutture e palazzi molto ravvicinati, quindi c'è bisogno anche di linee molto flessibili. Questa, vedete, è l'unibike, l'unibus che viene portato a un'altezza molto più alta, quindi da 3 metri a salire a seconda delle esigenze. Qui vedete alcune foto di quello che è stato realizzato, quindi chiunque abbia qualche quota di Skyway ha una piccola quota anche di queste linee, quindi sono anche di vostra proprietà perché comunque avete sostenuto. Non c'è solo la costruzione delle linee, pensate, dal 2014-2013 che non c'era nulla, non c'era neanche l'azienda, c'era Uninski e qualche sostenitore. Oggi ci sono più di 700 specialisti altamente qualificati che lavorano sui progetti che sono stati contrattualizzati attraverso la costruzione delle piste di prova di Skyway proprio a Minsk in Bielorussia. Queste soluzioni ingegneristiche sono sottoposte a test, certificazioni pratiche completamente seguono degli standard importanti. Qui vedete l'ambiente di lavoro dove anche qui si sta attenti alla ecotecnologia, nel senso che solo il verde, anche il verde qui deve essere messo in prima linea e quindi si parla di ecoufficio, rinverdimento senza asfalto, proprio perché anche negli ambienti dove non c'è del verde va generato. Queste sono alcune foto della fabbrica che è stata creata a Minsk per lo sviluppo dei prototipi e quindi della ricerca. Ovviamente Skyway ha avuto proprio quest'anno, 16 marzo, il certificato del TÜV, è un certificato molto importante che tiene conto del sistema di gestione ISO 9001-2015 e Skyway Technology Corporation è diventata un'azienda certificata secondo le norme TÜV. E analogamente, Skyway Technology è diventata anche membro dell'Associazione Internazionale dei Trasporti Pubblici in febbraio 2018. Qui ci sono alcuni certificati che attestano la patente per questi mezzi. Questo è l'Unitrack, che l'Unitrack serve per spostare e muovere merci di qualunque tipo. E questi sono certificati indiani, questo è quello statunitense e poi ce ne sono tanti altri. Ecco, qui invece vedete, ho messo a confronto quello che è il risultato di agosto 2018, siamo in fase 12, a quello che era l'agosto 2016 in fase 7. Io ho iniziato a vedere questo progetto fine settembre, primi di ottobre 2016 e c'era effettivamente qualche palo dimostrativo. E comunque iniziavano i lavori per costruire l'Ecotecnopark. Oggi l'Ecotecnopark è totalmente diverso, ci sono 10.000 piante che sono state appunto messe in questo parco a fronte di persone che hanno devoluto somme di denaro. Abbiamo una Eco House che è stata già costruita ed è pronta per essere spedita negli Emirati Arabi, come sempre comunque, perché si va a replicare, a duplicare questo Eco Technopark negli Emirati Arabi, dove le condizioni atmosferiche sono totalmente diverse da quelle della Bielorussia. C'è un ponte sospeso, si stanno costruendo delle altre Eco Techno case, che andranno esclusivamente con risorse naturali, sole, acqua, energia, luce.
E quindi diciamo che tutte fonti rinnovabili al 100%. Ecco, qui la dimostrazione del fatto che chi ha creduto nel progetto dove c'era arido terreno e non c'era neanche forse questi pali, oggi si trova a avere una controparte intrinseca di valore rispetto alle quote che ha molto importante. Viceversa, chi vede questo oggi ha già una sicurezza e di uno sviluppo importante dell'azienda e quindi può comunque ha un rischio più basso, ma mentre il rischio si riduce, fortunatamente perché gli sviluppi vanno bene, è logico che il controvalore sia ovviamente diverso. E quindi vi consiglio altamente per i nuovi partecipanti di studiare bene il progetto, se avete dei dubbi, si può spiegare perché potete partecipare a questa, iniziativa. Il progetto va avanti, anzi ci saranno nuovi progetti di sviluppo locale. Questo è l'ultimo impianto, sempre all'Eco Technopark, che è stato costruito per dimostrare che c'è, la possibilità di caricare e scaricare materiale, materie prime, materiale sfuso, liquido, in automatico, con un impianto in automatico, e pensate che il trasporto merci è uno dei trasporti più appetibili, più importanti e di interesse per i paesi, perché abbiamo in questa slide un grafico dove in orizzontale indichiamo il tempo di consegna, mentre in verticale è il costo della consegna. Allora, come vedete, il costo della consegna più alto è quello dell'aereo, ma i tempi sono notevolmente ridotti. Poi abbiamo il trasporto su gomma, su treno e su nave. Chiaramente la nave ha un tempo molto più lungo, ma a costi molto più bassi. Bene, Skyway si va a posizionare in una situazione che è quasi prossima in termini di tempo all'aereo, ma con dei costi decisamente avanti rispetto, cioè avanti nel senso ottimistici rispetto a quello che sono le altre mezzi di trasporto. Ecco, questa è una slide molto importante che ci permette di veicolarci al fatto che nei prossimi mesi ci sarà uno sviluppo di linee merci ed è previsto già nei progetti locali lo sviluppo di queste linee. L'Uniwind, come ho detto prima, è la linea più leggera di quella leggera, nel senso che è una linea nuova che è stata appunto ideata nel gennaio 2018, quindi pensate come lo sviluppo delle linee è importante e i progetti sono sviluppati nel momento che c'è un'esigenza. Quindi non è solo una tecnologia nuova, innovativa, ma anche un'azienda in grado in modo dinamico, di sviluppare quello che serve con dei software in 3D che sono all'avanguardia e sono usati dalle aziende come Boeing che fanno gli aerei. Ponte a stringa Skyway, anche qui è un altro settore importantissimo, visto come c'è necessità di rinnovare i ponti. La soluzione a stringa è una delle soluzioni vincenti in termini di meno materiale, più snello, più flessibile, più leggero. E quindi è più duraturo sicuramente del cemento armato. Ecco, queste sono tutte innovazioni e soluzioni. Il prototipo di un veicolo aereo senza pilota, questo è il più grande, il più grande drone che può trasportare 1,5 tonnellate di carico a una velocità massima di 170 km/h e distanze di percorso, pensate, fino a 465 km. Quindi anche questo è un progetto molto importante, dove il valore minimo di mercato è 5 milioni di dollari, quindi è un altro segmento di Skyway, quindi non è solo trasporto su stringa, ma è anche trasporto aereo,
per la costruzione delle linee, perché ci sono situazioni, posti in cui non si potrà andare facilmente, quindi questa è la soluzione. Altro progetto molto importante è lo Unimobile, è l'auto progettata per i diversamente abili che utilizzano il proprio sedile come carrozzina per muoversi. Quindi possono entrare nell'auto direttamente dal portellone sul retro. Bene, abbiamo visto quindi che in questi anni, 2014-2018, che cosa Uninsky ha fatto con le entrate che ha avuto attraverso la raccolta fondi, attraverso la partecipazione dei cittadini, attraverso la partecipazione dei paesi che hanno aderito per lo sviluppo di nuove linee. E questa è una delle date più importanti dell'anno, 9-11 aprile 2018, perché è stata la data in cui l'Unibike è stato presentato alla Mostra delle Città del Futuro, al World Trade Center, e dove c'è stato l'importante accordo con gli Emirati Arabi per sviluppare un nuovo ecotecnopark, ma non è solo un ecotecnopark, ma una vera linea utilizzabile, e quindi c'è stato un grosso accordo perché gli Emirati Arabi hanno donato 50 ettari di terreno per fare le prime linee dimostrative per l'alta velocità per i container e poi ne ha messo a disposizione altri 200 ettari di terreno per fare anche una linea di 25 km per l'alta velocità, ma anche il polo industriale di sviluppo dei vari prototipi e delle varie infrastrutture che servono. Questa esibizione di Skyway in questa mostra fa capire come gli Emirati Arabi, che hanno spostato il loro mercato dal petrolio, che per pochi anni fa era l'89% del fatturato, oggi è il 29%, e quindi cercano di conquistare altri segmenti di mercato attraverso il trasporto, dove appunto il trasporto deve essere inteso non più per una singola o trasporto passeggeri o trasporto merci, ma tutto quello che si può trasportare: internet, acqua, luce, gas anche se volendo, eccetera, eccetera. Skyway Tech Center, quindi 50 ettari di terreno che ha un valore di 750 mila dollari. Quindi questa è stato donato dagli arabi per fare questo sviluppo, quindi sono questi i business importanti per Skyway oggi, quelli di negoziare e avere grossi vantaggi. E proprio negli Emirati Arabi si partirà a fare l'alta velocità, 500 km orari, e l'Unicont, che è praticamente il mezzo per il trasporto dei container. Modulo merci speciale, container marittimo, che si potrà veicolare quindi le merci nei vari porti, nel porto fluviale tradizionale che viene servito in modo tradizionale, ma anche in modo automatico. Abbiamo parlato di Skyway come uno sviluppo tecnologico per il trasporto merci, trasporto passeggeri, eccetera, eccetera. Quindi possiamo ritenere Skyway come un ecosistema. Non c'è solo la tecnologia per il trasporto, ci sono le eco house, ci sono i ponti a stringa, i droni, le auto elettriche per il trasporto locale. E quindi Skyway è proprio da definire un ecosistema e in primo luogo sta sviluppando quella che è la tecnologia del secolo, possiamo dire la blockchain. La blockchain è una tecnologia che permetterà di trasferire un'enorme quantità di dati in modo da poterli gestire e registrare. Quindi parliamo di Transnet, rete di trasporto, intesa a trasportare qualunque cosa. Quindi qualunque cosa che vi può venire in mente si può trasportare attraverso Skyway, attraverso il trasporto di secondo livello,
che evita le inondazioni, evita gli incidenti negli ingorghi stradali, negli incroci, e attraverso cosa? 100% energie rinnovabili. Sì, proprio così. Nella nuovo piano strategico di sviluppo è previsto appunto l'inserimento anche di parchi per la cattura dell'energia solare. Quindi l'Internet delle cose dove sarà posizionata? Sul supporto a stringa, dove abbiamo appunto il trasporto dei veicoli sui quali si può mettere le merci, i passeggeri e gli alimenti, e in basso abbiamo dei tubi che possono portare l'acqua, la luce, il gas, qualunque cosa, e anche Internet. Quindi è internet delle cose proprio perché si può trasportare qualunque cosa. Questo invece è il riassunto di quello che è stato fatto dal 2015 ad oggi, in 3 anni. Questi sono tutti i progetti, gli sviluppi che UNISCHI ha messo in piedi con la sua squadra di esperti sviluppatori, ma anche con una squadra di persone che hanno sostenuto, divulgato, informato come sto facendo io, come stanno facendo altri, per informare le persone che esiste oggi la soluzione per risolvere tanti grossi problemi. E noi abbiamo anche il piacere e la possibilità di avere un vantaggio nel partecipare a questa grossa iniziativa, perché Skyway diventerà veramente una grande azienda da confrontare con altri marchi importanti a livello mondiale. Ecco, questi sono i prodotti sono i risultati di quello che UNISCHI ha raccolto e ha sviluppato. Quindi abbiamo l'Unibike, l'Unibus, l'Unibus a 3 moduli, l'Unimobile, l'Unibus ad alta velocità che è stato presentato all'Innotrans 2018 a Berlino. Questo è messo in evidenza in questa slide. È stato sotto l'occhio di tutti, anche dei competitor delle aziende più importanti, quali Siemens, Alstom, eccetera, eccetera. Ha una capacità di trasporto fino a 500.000 passeggeri al giorno, velocità massima 500 km orari, alta efficienza, basso consumo di materiale. 5 volte maggiore l'efficienza energetica rispetto agli altri veicoli elettrici, consumo di materiale ridotto, utilizzo di uno spazio di terreno che è 100 volte inferiore a quello dei sistemi tradizionali. Questa è la tecnologia per eccellenza, perché si è raggiunto un coefficiente di resistenza aerodinamica di 0,05 che pensate è un quarto di quello di un'automobile da Formula 1, e questo è legato al fatto che non essendo nel suolo non ha turbolenze, ma soprattutto perché ha un attrito che è ridotto di 10 volte rispetto alle ruote che si muovono su strada, quindi su gomma. Quindi siamo arrivati a un modello che anche in base alla linea che ha è una linea non dettata dai designer, ma dagli ingegneri che l'hanno progettato finché questo coefficiente venisse ridotto prossimo al limite teorico. Queste sono alcune foto degli interni, alta rifinitura, quindi siamo proprio al top della tecnologia. Quindi, abbiamo visto che chi ha sostenuto il progetto quando nell'Eco Technopark non c'era nulla, ha avuto un grosso vantaggio perché a fronte di un dollaro ha avuto 600 quote, 600 quote che oggi non sono spendibili, non sono ancora, però con 1.200.000 quote il valore nella fase 5 era di 2.000 dollari. Oggi con 1.200.000 quote in fase 12 io per ottenere quelle, visto che per ogni dollaro me ne vengono riconosciute 62, c'è un ordine di grandezza che
E quindi dalla fase 5 alla fase 12, da 2.000 dollari il valore spendibile sarebbe di 19.400 dollari. Questo per dire cose che ovviamente chi ci ha creduto prima ha rischiato prima, chi ci crede adesso rischia molto meno con uno sviluppo dei risultati che sono sotto all'occhio di tutti. Quindi è ancora importante pensare di partecipare a questo progetto, ci sono i progetti locali che subentreranno attraverso un nuovo sistema parallelo a quello delle quote, che diventeranno nominali, quindi valori nominali azioni, ma un nuovo progetto parallelo che è quello di finanziare i progetti locali, cioè i progetti veri e propri della costruzione delle linee che porteranno fatturato Skyway e porteranno dividendi nelle nostre tasche. Questa nuova operazione è quella che si basa sulla blockchain, avremo una crescita di un valore di un token. I token sono uno strumento per convertire diciamo una sovvenzione al progetto locale in moneta e quindi un controvalore spendibile. Come vedete, questa linea azzurra salirà più velocemente rispetto a quella rossa, proprio perché sono due situazioni diverse e sono due meccanismi completamente diversi. Però abbiamo la possibilità di partecipare ad entrambi e quindi di valorizzare sempre più il progetto Skyway anche per i nostri interessi. Bene, quindi la nuova fase di Skyway è arrivata. Quindi non c'è solo lo sviluppo dell'Ecotecnopark dimostrativo, ci iniziano i progetti locali. Come è stato detto, mi era stato detto nell'ottobre 2016 che ci sarebbero stati i progetti locali finanziati in modo diverso dall'Ecotecnopark. Ebbene, dopo 2 anni esatti siamo a questa situazione. La blockchain gestirà tutta una serie di situazioni, dai dati personali delle persone che salgono sui mezzi, dalla gestione dei dati stessi per i sensori di controllo, di sicurezza, dalla criptomoneta, eccetera, eccetera. L'internet delle cose deve essere assolutamente gestito da una tecnologia che è la blockchain. Ecco, la nuova filosofia di Skyway. Bene, siamo nelle novità salienti dell'azienda che sono state condivise la scorsa settimana sul sito. Allora adesso ve lo riporto perché non mi sono avevo detto che lo scrivevo nella slide, poi dopo l'ho dimenticato, ve lo scrivo qua sotto il messaggio. Ecco, questo è il link dove voi potete ritornare a vedere anche queste informazioni. Comunque, qual è la filosofia di Skyway? La missione è l'introduzione della tecnologia verde, cioè creare nel settore dei trasporti infrastrutture anche per la produzione di energia. Quindi il progettista generale, che altro non è che l'ingegnere Anatoly Juninsky, dice che le due direzioni principali dello sviluppo dell'azienda oggigiorno sono le linee di trasporto, le infrastrutture che devono essere però rispettose dell'ambiente e quindi devono essere sviluppate anche i parchi solari, o meglio, impianti fotovoltaici che catturano la luce solare e la trasformano in energia. I progetti di Skyway sono quindi le centrali solari e i progetti di carichi commerciali, quindi linee per il trasporto merci. Quindi poi nella seconda fase trasporto passeggeri e complessi infrastrutturali, anche qui altre linee. Terza fase trasporto ad alta velocità e complessi infrastrutturali. Quindi passeremo da una fase in cui vengono create le centrali solari, i progetti di carico commerciale, al trasporto passeggeri sempre con le infrastrutture, e al trasporto ad alta velocità, quindi trasporto merci, passeggeri e trasporto ad alta velocità.
supportato da un trasporto con energia rinnovabile dai parchi solari. Skyway Token, questa è la piena sicurezza degli asset, o meglio, Skyway Token è garantita al 100% da infrastrutture di trasporto, veicoli e pianti solari. Quindi questo è il token, lo strumento per sovvenzionare i nuovi progetti locali. E questo token è garantito al 100% dalle stesse infrastrutture di trasporto, perché ovviamente queste infrastrutture porteranno veicoli, veicoli porteranno merci, passeggeri, e quindi svilupperanno un introito, e quindi avremo impianti solari che porteranno energia elettrica pulita ovunque attraverso le linee stesse. Allora, per i progetti commerciali, il costo di questi progetti di trasporto commerciali in Medio Oriente sarà più di 1 miliardo di dollari, mentre per le centrali solari superiore a 300 milioni di dollari. E questo è il conto della costruzione di centrali solari in Europa e in Asia, mentre per i progetti di trasporto commerciale in Medio Oriente c'è più di 1 miliardo. Il numero totale di questi Skyway Token, SWT, per l'implementazione dei progetti è di 1 miliardo di token. Quando sarà distribuito 1 miliardo di token, avremo la capitalizzazione per i progetti commerciali e centrali solari. La cosa bella e vantaggiosa è che i progetti sono già in corso d'opera e quindi la raccolta sarà parallela allo sviluppo dei progetti stessi. Si parla ovviamente di trasparenza, verranno pubblicate tutte le relazioni sul lavoro svolto nella sezione notizie, ovviamente verranno pubblicate quelle notizie che sono date per certe, ufficializzate, quindi le notizie che vengono ufficializzate sono notizie già, diciamo, storiche, nel senso che quando viene data una notizia è già stato, e c'è già stato l'accaduto, non è una cosa sarà fatta o verrà fatta, no, è già stata fatta e quindi ve lo comunichiamo. Ad oggi il progetto negli Emirati Arabi sta andando avanti, sta andando forte, per la primavera ci sarà, diciamo, una primo step che sarà una linea di 400 metri e a luglio-agosto ci sarà già un importante sviluppo della linea ad alta velocità. Si possono vedere quindi tutte gli sviluppi e i risultati di Skyway seguendo tutte le varie i vari indirizzi. La redditività, cosa succede? Che quando Skyway fatturerà avrà anche dei dividendi per distribuirlo ai partecipanti di questo progetto, ma soprattutto la crescente domanda per la tecnologia Skyway permetterà di avere degli indicatori di performance di progetto molto importanti. E quindi i nuovi meccanismi finanziari e l'opportunità di acquistare anche questi token con uno sconto consentono di aumentare il costo del token stesso di 2 volte già nel primo anno. Quindi è previsto, questo valore di token, è di 0,50 centesimi di dollaro, quindi in un anno si prevede già che questo valore possa già aumentare di 2 volte, quindi diciamo a un dollaro e mezzo all'incirca. Poi c'è la possibilità di scambiare questi token attraverso la blockchain, appunto, e attraverso contratti intelligenti supportato dai protocolli più importanti che sono l'ERC 20 e l'ERC 721 di Ethereum, simile a quello di Ethereum. Comunque questi aspetti tecnici si potranno approfondire in seguito. L'importante è che voi capite che questa è una nuova fase dove
diciamo, il meccanismo finanziario è all'avanguardia, è stato studiato e approfondito anche dagli stessi Emirati Arabi. E la tecnologia blockchain garantisce la trasparenza e la sicurezza di tutti i processi legati alla legato a tutto quello che è il finanziamento e lo sviluppo tecnologico di cui stiamo parlando. E sarà in grado anche la blockchain di monitorare lo stato del traffico in tempo reale, aiuterà a evitare le frodi, eccetera, eccetera. Insomma, blockchain è una garanzia di trasparenza e tutela per tutti. Quindi, tornando alla strategia, nuova strategia aziendale, si costruiranno complessi di trasporti, infrastrutture di secondo livello, le centrali elettriche e solari per sostenere il movimento dei mezzi attraverso energia pulita, ma anche non da meno l'eco casa. L'eco casa, avete visto nel video iniziale, anche se in inglese avete percepito che una casa di 300 metri quadrati avrà un costo di 50.000 dollari. Case ecologiche e volute, studiate ad hoc per ottimizzare i costi e utilizzare le energie naturali. Quindi queste case sono costruite tenendo conto del paesaggio, della rosa dei venti con l'uso di tecnologie verdi e del paesaggio del tetto fornito da energia rinnovabile. Quindi insomma tutta una serie di tecnologie che Uninsky ha sviluppato secondo il suo sapere. Poi verranno costruite delle torri che sono delle stazioni vere e proprie, che saranno parte integrante del complesso dei trasporti e delle infrastrutture, saranno usate per controllare il movimento dei veicoli, per la sostituzione, per gli scambi e così via. Poi la piattaforma blockchain di cui abbiamo già parlato per emettere fatture, report e molto altro, e verranno piantate delle piante, la vegetazione è importantissima. E le piante sopra i tetti permetteranno di mantenere le case più isolate dal grande caldo. Pensate che comunque negli Emirati Arabi ci sono grossi problemi di condizioni estreme, climatiche, molto caldo, tempeste di sabbia, il sale danneggia tutto quello che lo circonda, quindi ci sono delle grosse sfide che Uninsky ha già previsto di affrontare, quindi sarà un bel piano, un bel banco di prova quello degli Emirati Arabi. Poi ci saranno anche infrastrutture correlate alla bio e agrotecnologie ecogeniche, cioè tutto quello che serve per una buona produzione di frutti, di prodotti alimentari attraverso coltivazione biologica e non più con prodotti chimici. Ovviamente per la gestione di questi token è necessaria un aumento della sicurezza. Oggigiorno le aziende devono investire parecchio per la sicurezza, per mantenere preservato tutto quello che è, diciamo, azienda, nel senso che chi deve essere interfacciato alla blockchain deve avere tutta una serie di sicurezze. Una cosa molto importante è il riconoscimento e l'identificazione delle persone che partecipano al progetto per proteggere i token da perdite o furti, esecuzione anche della politica di prevenzione della legalizzazione dei fondi ottenuti illegalmente. Quindi c'è una politica di sicurezza contro l'illegalità. Ripristino dei gettoni degli investitori in caso di perdita o furto. Ecco, questo è molto importante. E società si impegna a realizzare sistemi di autenticità che utilizza dati biometrici. Le informazioni dettagliate sulla sicurezza saranno poi fornite nel white paper, che è il documento bianco che descriverà tutta questa nuova strategia aziendale.
Detto questo, tutto un sacco di informazioni, io farei però una riflessione. Allora, c'è come grande novità, ma non riguarda noi, è iniziata la campagna di conversione eventuale. È una libera scelta che ognuno di voi può prendere, ma non è in questo caso, non è in questa situazione che noi possiamo scegliere. Solo quelli che hanno partecipato ai progetti nel 2013 in avanti, 2013-2014, hanno la possibilità di convertire le quote di Skyway in token. Io consiglio, la mia idea è quella di mantenere le quote, siete liberi di convertirle quando ci sarà il nostro turno per poterle convertire, ma attenzione, le quote Skyway avranno nel tempo un valore inestimabile, un valore che vi potrà dare dei dividendi annuali e quindi tenetevele strette, anzi se avete la possibilità, soprattutto per i nuovi partecipanti al progetto, valutate bene quello che potete mettere in questo progetto e soprattutto pensate che di non svendere queste quote. L'azienda cosa dà la possibilità a tutti i primi che hanno aderito, dove hanno visto che non c'era ancora nulla, ma c'era solo semplicemente un'idea, hanno dato la possibilità di convertire le quote in token e anche la possibilità di convertirle in soldi. Perché fa questo Skyway? Perché ovviamente all'inizio diciamo che ha distribuito tante tante quote e oggi sa, è consapevole che queste quote hanno già un valore, avranno un valore molto più alto e quindi cercano di raccoglierle, di riprenderle. Ma attenzione, state attenti, io vi consiglio di tenere le vostre quote e nel momento che ci sarà la possibilità prendete anche dei token. Ma non convertite le quote in token. A mio avviso è semplicemente una mia idea, non è una regola. Anche perché c'è chi, visto che Skyway dà la possibilità a chi ha tante quote, può anche pensare di fare questa cosa e soprattutto i primi che hanno partecipato al progetto lo potranno fare. Perché vi dico questo? Alla luce del fatto che i grandi marchi, pensate Google, nel 1998, solo 20 anni fa, chi ebbe l'idea di partecipare, chi ebbe l'idea, più che ebbe l'idea, ha avuto l'occasione che gli è stata proposta da qualcuno, da un amico, da un conoscente, da un collega, gli è data la possibilità di mettere 100 dollari, oggi questi 100 dollari valgono 100.000 dollari. In 20 anni, pensate tra 20 anni cosa può valere Skyway, non oso pensarci. Comunque sia, anche in meno di 20 anni sarà molto molto interessante. Lo stesso Apple, quindi potrei citarne centinaia di queste situazioni. E pensate che solo come ultimo il Bitcoin, che è la moneta digitale, che considerano l'oro digitale delle monete, appunto. Nel marzo 2011 valeva 0,70 dollari, oggi si aggira intorno ai 6.000-7.000 dollari. Ha avuto un'impennata di 10.000% in 7 anni. Quindi pensate come è cambiato il mondo anche finanziario, quindi quello che si chiama fintech. Bene, ci sono tanti esempi. E qui vedete la classifica dei maggiori marchi a livello mondiale. Il primo tra tutti oggi è Amazon, che è un e-commerce che praticamente vende qualunque oggetto e lo porta a casa. E secondo la Apple, Google, Samsung, Facebook. Vedete come tra i primi 10 ci sono, a parte i Walmart, che sono i grandi magazzini. Ci sono praticamente marchi legati alla tecnologia, all'e-commerce, all'informatica, tutti marchi legati alla tecnologia e all'informatica. Quindi di maggior ragione considerate che Skyway si collocherà sicuramente tra questi marchi, perché ovviamente Skyway è tecnologia,
informatica, è trasporto, è merci, è edilizia, bioedilizia, bioagricoltura. Chi più ne ha, e più ne metta. Quindi pensate dove siete capitati in questo progetto. Quindi non fate solo gli spettatori, ma partecipate perché ne avrete grande beneficio. Bene, vi ho dato un sacco di informazioni. Il concetto è: chi è partito prima ha avuto la possibilità, di avere un vantaggio più alto, di riflesso ha avuto anche un rischio più alto. Oggi avete visto in 2 anni cosa ha sviluppato l'azienda. Non sappiamo, anch'io che la seguo da più di 2 anni, non sappiamo cosa c'è dietro a tutto lo sviluppo di Uninski. Sappiamo che negli Emirati Arabi lavorano giorno e notte, avranno l'Expo del 2020. Skyway avrà una grande vetrina all'Expo, una vetrina mondiale, perché sarà il lancio vero e proprio di un marchio, di un'azienda che non è solo azienda, ma è fatta di persone. Più di 1 milione di persone partecipano a questo progetto, e quindi fatene buon uso di queste informazioni e divulgate, sensibilizzate. Stiamo raccogliendo anche dei progetti fattibili anche in Italia. Questa sera non abbiamo parlato dei progetti, farò un webinar apposito per i progetti locali. Ci sono tanti progetti già pronti per essere eseguiti un po' in tutta l'Asia, l'Europa, ma ovviamente dobbiamo pazientare ancora un pochino per avere tutte le certificazioni anche dell'alta velocità. Con i progetti locali che partiranno con la nuova piattaforma blockchain il 25 novembre, se non ricordo male, avremo dei nuovi riscontri positivi, anche da un punto di vista di diversificazione all'interno stesso di Skyway. Quindi non solo quote, anche token. Ma ribadisco, fate buon uso delle quote, mantenetevele perché saranno importanti nel tempo. Vi dico quest'ultima storia. C'è stato un signore iraniano, se non ricordo male, o iracheno, iraniano direi, che nel 2015 ha messo 2.000 dollari in Skyway, e al primo Eco Festival, dove c'erano poche persone, fece una domanda a Uninski e gli chiese: cosa dovrò fare con queste quote? Quale valore hanno queste quote oggi che non posso spendere? Allora Uninski gli ha risposto così: se avrai la tenacia di mantenerle, di conservarle, di pazientare per lo sviluppo di Skyway, tra 8-10 anni, tu, insieme ai tuoi figli e alla tua famiglia, non avrete più bisogno di lavorare. Ecco, questa è stata la risposta di Uninski a questo diciamo, sostenitore iraniano. Quindi, per dire cosa? Per dirvi che mantenete, conservate le quote di Skyway, perché avranno un valore, a mio avviso, dico, non c'è la certezza, ma a mio avviso molto molto importante, e vi daranno dividendi, vi daranno molte cose che magari oggi non pensate nemmeno. Bene, vi ringrazio per il tempo che avete dedicato a questa presentazione. Fate buon uso di questa presentazione anche per chi oggi non è in diretta, ma potrà vedere questa presentazione in differita, e soprattutto informate persone che c'è un'opportunità di partecipazione a questo grande sviluppo che è Skyway. Costruisci Skyway e salvi il pianeta per tutti noi.
Buona serata, vi mando un video e arrivederci alla prossima settimana, sempre di martedì alle 21:30 ore italiane. Un saluto a tutti.